Parto col dire che ho voluto fare questo spettacolo in onore di questa donna straordinaria che era Marta Graham, una figura incredibile del corodramma del Novecento, ma quello che più mi premeva era raccontare questa donna dal punto di vista umano. Lei ha scritto una bellissima autobiografia che si chiama Blood Memory, Memoria di Sangue, e dove racconta il suo percorso umano e il percorso artistico. Io, come regista, ho voluto raccontare questo percorso in uno spettacolo di un'oretta, cercando di raccontare quella che era la donna Marta Graham, sia attraverso la danza, ma anche attraverso racconti della sua vita. Ci sono due attrici in scena, due attrici, una rappresenta Marta, appunto, l'altra rappresenta, vorrebbe essere lo spirito di Marta, che la guida, che l'ascolta, che la accompagna. E che cosa dire su Marta Graham? Probabilmente la più grande danzatrice americana del XX secolo, colei che ha rivoluzionato il modo stesso di concepire la danza. E ha basato la sua tecnica principalmente sul respiro, su tutto che parte dal ventre, perché lei sosteneva che è da lì che la vita nasce, è da lì che nasce il respiro ed è da lì che deve partire il movimento. Il movimento come forma di verità, come forma assoluta di espressione scenica, ecco. E io ho voluto raccontare questo percorso di questa donna veramente straordinaria che ha vissuto per più di 90 anni, ha attraversato praticamente tutto il XX secolo e ha lasciato un marchio indelebile per sempre nel coreodramma.